congresso per riorganizzare il partito dopo tanti anni di commissariamento, quali sono le sue aspettative? Ma io ho aspettative molto positive, oggi inizia la fase congressuale, si spinge sul tesseramento e si prova a chiudere quella che è stata una stagione commissariale dettata ovviamente anche dal fatto che c'è stato un anno e mezzo di Covid, quindi in totale sono stati 2 anni e mezzo di commissariamento dovuti anche al dato del Covid. Mentre pensavamo di riorganizzarlo, nella sostanza abbiamo avuto il Covid. Detto ciò, sono contento perché lo facciamo con un tesseramento online, trasparente, dove tutti possono partecipare, una norma contro i capibastone, nessuno più avrà pacchetti di tessere, chiunque potrà iscriversi, che ovviamente sia nell'ambito del codice etico del PD, quindi come dire, una grande innovazione per il PD calabrese, ma io direi anche il PD nazionale va nella direzione di fare le iscrizioni online da questo punto di vista. Quale sarà la platea? Come funzionerà? La platea sarà chiusa quando, io spero il 30 novembre, e dal 30 novembre noi avremo sostanzialmente la platea degli iscritti con la quale si può sostanzialmente fare il congresso. C'è stato un incontro con i consiglieri regionali appena eletti, cosa vi siete detti, quali sono le direttive? Abbiamo iniziato a fare la seconda riunione per la verità con i consiglieri regionali eletti, è stata una riunione molto proficua dal punto di vista del programma, perché ovviamente ci sono dei temi programmatici molto importanti che vanno dalla sanità all'ambiente al turismo su cui bisogna discutere chiaramente la linea, e poi ne avremo un'altra la prossima settimana prima del Consiglio regionale per indicare definitivamente le nostre rappresentanze nel seno del Consiglio. È una prerogativa che spetta naturalmente al Presidente, ovviamente dalla Giunta regionale, ma è imminente la nomina dell'esecutivo regionale. La principale forza dell'opposizione, in assenza di nomi intendo, che cosa si aspetterebbe come segnale? Ma io mi aspetto, diciamo, che ci sia una giunta il più veloce possibile, che sia il più efficiente possibile, che sia una giunta di qualità. Noi quello che abbiamo detto lo manteniamo, siamo un'opposizione chiara ma costruttiva sui temi, e in particolare partendo dal tema della sanità, che è un tema molto sentito in Calabria, soprattutto per quello che riguarda proprio la organizzazione sanitaria e portare la sanità vicino al cittadino. Questo è quello che interessa al PD e quello che interesserà al gruppo del Partito Democratico. C'è un cronoprogramma per il congresso regionale, una deadline, cioè un limite? Noi stiamo lavorando per farlo entro Natale, entro fine settimana penso che approveremo il regolamento per il congresso, abbiamo già approvato quello per il tesseramento che vi ho detto, e quindi lavoriamo per farlo nel tempo più spedito possibile. Con quanti che alle elezioni regionali si sono candidati al di fuori del PD, addirittura anche contro il PD, qual è la loro sorte? Che faranno? Ma quella, parliamo, come dire, lo dice lo statuto. Quelli sono fuori dal PD, non si possono iscrivere per i prossimi 3 anni, quindi non lo dico io. Circolano articoli di stampa secondo cui ci sarebbe una presunta ineleggibilità della candidata presidente sconfitta Amalia Bruni. Giunta notizia dalle vostre parti? Avete una qualche valutazione? Non mi risulta che ci siano cause di ineleggibilità. Ovviamente è un tema che, come dire, lo approfondisce chi ritiene, ma per quanto ci riguarda non mi risulta. Perfetto, grazie. Okay.